Ha fatto tutti i cerchi. Questo è mio marito che fa lo stupido, non ha di certo il cigno. Ma buongiorno. Buongiorno, siamo a Trevignano Romano, al lago di Bracciano. Ci stiamo facendo una passeggiata e sicuramente faremo pranzo qui. Ed è sabato. Relax, guardate. Relax, tutta la passeggiata. Relax. Adoro il lago, in particolare questo di Bracciano. Spesso andiamo anche a Castel Gandolfo. Guardate che carino che sono questi ristorantini sul lago. Ce ne sono tantissimi. Qua festeggiai anche un compleanno, tipo quando feci 35 anni, 1000 anni fa. Guardate che bello. Via il braccio. Ci sono anche le bancarelle. C'è anche una specie di mercatino. C'è il mercatino, sa. Abbiamo il mercatino oggi. Bracciano dov'è? Sì? Eccolo, è lì Bracciano. Bello, mi piacciono pure i sassi, le pietre, tutto mi piace qua, tutto. Tutto. Mio marito sta tentando il suicidio, non lo so. C'è anche mia suocera e i bimbi. Faccio vedere i cigni. Eccoli quanto sono belli. Mi piace tanto questa spiaggia, sì, perché alla fine è una spiaggia. Fiori in ogni dove. Posto meraviglioso. Io non so, chi di voi comunque, sicuramente chi è di Roma e dintorni, sarà comunque fatto un bel giro tra Viterbo, Bracciano, Anguillara. Tutto nel verde, tutto meraviglioso. Io poi amo proprio il lago in generale. Adesso sicuramente andiamo laggiù. Bellissimo. Lì e poi è pieno da quella parte di ristoranti. Che corre. Che bello. Le viene... Guarda, poverino, si è pure spaventato. Che bello, che cigni. Ma dopo gli portiamo un po' di pane. Che belli, sono venuti fino a noi. Ma guarda che belli. Questi pensavano, miei figli stavano tirando i sassi e si pensavano che stavano... No, perché, oddio, guarda. I piccolini suoi, i piccolini. Oddio. Ma sì, quello qui fatelo giocare. Vai giù, vai. Vai giù, vai. Quanto sono belli. Sei passato praticamente nel lago. Che carini. Però oggi qua è pieno. Di solito questo spazio, questa piazza è libera. Adesso invece, se vi faccio vedere giù in fondo, invece ci sono, bello anche il fatto dei prodotti artigianali, ci sono tantissimi di questi, e lì c'è tipo puntile, chiamiamolo così, dove prendi un po' di sole, ti rilassi. Da questa parte invece, ecco, i ristoranti sono qui, uno si chiama Grotta Azzurra e l'altro, se non erro, Giardino degli Aranci. Qui questo ristorante proprio qua era quello dove io ho festeggiato il compleanno, non so se si vede. Mi piace da morire quest'angolo. Aspettate, tiro sulla telecamera perché c'è tanta gente. Ecco, oddio, questa è Grotta Azzurra e non mi ricordo se è questo. Sì, questa è Grotta Azzurra, quello con il balcone dove io ho festeggiato il compleanno, ed è bellissimo e dà proprio sul lago, che è carino sia la parte fuori, molto carino, e sia la balconata che dà sul lago. Comunque è veramente carino perché ci sono queste palme che ti riparano comunque dal caldo, fanno ombra. A me non piace mangiare sotto il sole, sinceramente, neanche al mare, figuriamoci al lago. E lì c'è la terrazza. Invece questo è Grotta Azzurra, che adoro, ma mi piace tantissimo anche questo, che se non erro è chiamato Giardino degli Aranci. Adesso cerco di vedere. E questo dove abbiamo pranzato l'ultima volta, abbiamo incontrato pure, oddio, un attore di una serie TV che seguivo, che adesso non mi sovviene il nome, lui è di origini pugliesi. Sì, il Giardino degli Aranci, è scritto lì. C'è anche il menù quest'oggi. E anche qui diciamo che il giardino dà sul lago. Ed è bellissimo quando prenoti tipo Pasqua, Pasquetta, venire a pranzo qui. Ovviamente ti devi muovere per tempo. Anche da quella parte ci sono tutti i ristoranti sul lungo lago comunque. Antipasto del lago, ogni volta che leggo così. Sì, il Giardino degli Aranci mi è scritto anche là.
È carino, veramente carino. E di sotto ci sono, in realtà c'erano degli alberi d'arancio che adesso non si vedono. Questo si chiama il giardino degli, è nascosto, aranci, ve lo dico io. E da quella parte pure tutti i ristoranti. Mi piace tutto di questo posto. Se riesco vi faccio una ripresa anche dei negozi della passeggiata che è di là, ma saranno tipo 3-4 negozi, veramente carini. Adesso cerco di arrivare anche giù. Cioè, guardate che tranquillo che è il lago. Ah, bello sto posto. Che bello! Che colori! Si vedono i cigni, ragazze? Si vedono i cigni? Ragazza, guarda che colori! Dai, dai, che gli rende giustizia! Gelateria! Track, gelateria! Dopo pranzo, gelato! Mi è appena caduto l'orecchino e non so dove è andato. Poteva cadere nel lago il mio orecchino e invece io lo cercavo addosso. Guardate dove era caduto. Cioè no, vabbè, solo io. Sono a Trevignano Romano, al lago di... Ma ciao. Si pensavano che gli davo l'orecchino da mangiare. Se cadeva se lo mangiavano, non lo so. Che dolci, dopo gli portiamo un po' di pane. Bello, ragazze. C'è una luce pazzesca. Allora, c'è un diavolo per capello, ma più di uno. Sto cercando di raggiungere. Marito, saluta le mie iscritte qua. Ciao. Ciao, guarda che cagnolino, che razza è quello lì? È una femmina, c'ha il guinzaglietto rosa. Quanto mi piace sto posto, ragazze. Comunque ve l'ho ripreso per bene durante il video. Speriamo che c'è posto. Ma facciamo il giardino degli aranci come l'ultima volta. No, ma sta all'ombra. E vabbè, se sta, c'è anche il posto al sole un po' più su, dove c'è quel ragazzo lì, il cameriere. Hai visto, già ti è piaciuto che hai letto spaghetti alle vongole? Amore? Sì, amore, sì, anche se... perché lì è bello la terrazza, però se poi chiedi se c'è posto, sennò ci rivesciamo di là. Ah, c'è sempre il proprietario. Chissà se si ricorda di noi. Mio marito ha letto subito... Dove l'ha letto? Spaghetti, eh? Ha letto subito spaghetti alle vongole. Dicendo che questa cosa... Dica, scappiamo. Litigano anche... Non siamo gli unici che litighiamo per la stupidaggine. Quando uno non ha da che litiga, si inventa da litiga. Questi stanno a litiga per Santo Stefano di quando cade. Noi, anche noi per altre cose, per cose che non c'entrano niente con noi e con la nostra famiglia. Tutti litigano, ci si attacca più per ste cretinate, tipo, ma domenica pioveva, ti ho detto di no, ricordi male. Si litigano più per ste cose. Renata, che belle foto. Sì. Renata, Rolando. Ecco. Sono i nonni, qui eri più piccolo ovviamente. Avevo 3 anni. Rolando qua già era molto più simile a come l'ho conosciuto io. Sì. Però più giovane. Beh, vabbè. Mamma mia, chi è che suona? La cosa bella è il lago. Bye bye. E noi siamo Vista Lago. Che bello, non c'è nessuno. Sarà che domani è Pasqua, quindi oggi la gente non ha. Vero? Quindi domani possiamo aprire le uova. La sua preoccupazione sono le uova. Devo scegliere qualcosa? E il bimbone che primi che serviamo subito. Che buono, qua ci siamo già spazzolati. Il salmone e quell'altro cos'era, no? Questo non lo so. Sa già quello, ma buono, eh? È buono? Che stai mangiando, amore? Dai, qua marinara, gnamme. Sì, tu c'hai le fettuccine, lui ha le vongole, loro il risotto, io quella la crema di scampi. Adesso ci penso nessuno. Io adesso ci penso io. Sì, carinissimo anche l'albergo. Borgo Vista Lago. Vabbè, sì, Vista Lago, infatti. In effetti, ma guarda che belli i colori.
Poi giù qua c'era un negozio, un negozietto veramente carino, tutta la passeggiata. Adesso mi ha volto questo colore, che carino, guardate com'è carino, tutto assolato, bello, mi piace tanto. C'era anche un altro negozio che dava tutto sul bianco, ci siamo passati prima con la macchina, che bello. E vabbè, bellissimo anche questo. Carino, tutto sul bianco, arenata con le rose. Ma che bello! Sì, ho visto. Ciao ragazze, questo è la fine del vlog. Siamo fatti una bella passeggiata, abbiamo mangiato tantissimo. Adesso torniamo verso Roma e fatemi sapere se comunque sia vi è piaciuto questo genere di video. Ci rivediamo al prossimo video e alle prossime dirette. Ciao!